Il Vangelo di oggi ci sta ormai proiettando verso quel famoso venerdì, il venerdì della Passione di Cristo, ma ci fa vedere che la Passione di Cristo è già iniziata da tanto tempo. Mi colpisce in questo Vangelo l'estrema umanità di Gesù. Gesù si muove come un latitante di oggi, uno braccato, capisce che alcuni lo vogliono uccidere. Leggiamo il Vangelo, vediamo. Si sposta continuamente, esce dalla Giudea, se ne va in Galilea, dove l'aria è più respirabile, evita certi luoghi, non si fa vedere, si nasconde, ma un po' qui, un po' là cerca sempre, perché si vede la sua forza, si vede il suo desiderio ancora di convertire, cerca sempre di mostrare il suo amore, di far vedere, di far capire alle persone che lui è il figlio di Dio, di spiegare la sua missione. Mi colpisce questa sofferenza di Gesù, che è come uno di noi, un incompreso, si sente solo, sa che sta per assumere un'ora, sa che sta arrivando la sua ora, sa che Dio provvederà, non sa ancora bene come Dio provvederà. È veramente un Dio, ma anche estremamente umano e deciderà di fidarsi ciecamente, totalmente di Dio, perché sa che in qualche modo Dio provvederà alla sua vita. E prima di arrivare a questo punto, però, vediamo proprio come Gesù condivide ogni nostra sofferenza, dubbio, perplessità sulla fede.